What's up? Mi sono stati fatti siamo nuovamente qui per un nuovo entusiasmatissimo video gameplay questa volta Dark Souls 2 Motherfucker. Quello. Quindi, siamo qui, avevamo ucciso un demone della forza perché ci andava, perché ci piaceva e perché siamo fai. Tu cos'hai qui? Maschera? Faigo! Una maschera di Pharos! Quindi, che vorrebbe dire? Qual è la maschera di Pharos? Questa? Oh! Aspetta, ve lo faccio vedere perché se no... Wait. Facciamo... Oh, eccolo qui. Oh, che carino è Babbo Natale, Pharos! Una maschera che ritrae il marchio ingegno di Pharos. Dagli occhi della maschera scendono delle lacrime che bagnano chi la indossa. Buona parte della creazione di Pharos risulta incomprensibile agli uomini ragionevoli e questa maschera non fa eccezione. Ok. Rispetto al mio... beh, direi che... Che no, comunque... Sì, si vedono... Ok, me la terrò! Me la terrò perché insieme a questi capelli è fantastica. Sì. Gigante, morte, ma impossibile. Quindi questo dovrebbe essere Pharos? Ah, non credo. Ah, non è Pharos. È solo un piccolo bastardo che tenta di prendersi i meriti di Pharos. E... ok. Stiamo salendo molto veloce... Vabbè, molto velocemente e molto piano allo stesso tempo. Urrà per eliminarne una alla volta. Inutile. E... urrà per oscurità. Salve. Ah, altri di questi entusiasmantissimi giganti. E quello è dove stavamo noi prima. Quindi siamo tecnicamente risaliti? Ok. Why? No, sul serio, why? Urrà per gioia, ma bla bla bla. Ok, sei... sì, sì. Oh! Ah, perché devo risalire e fare un'altra strada. Giustamente. Ah, ok. Allora, era da un paio di puntate che ero lì sotto e quindi non mi ricordo un frappo di dove ero qui. Dove ero io qui? Che minchia dovevo fare? Che cazzo... Sì, lo so, ma... mi chiedo se debba risalire. Non credo. Ma non ne ho la più pallida idea. Quindi... a meno che la maschera di Pharos non serva per entrare qui dentro e non essere maledetti. No, no, non è vero niente. Non è vero niente! Gesù! Ok, bene. Non avendo altri luoghi dove andare, proviamo a rifare questa zona del cavolo e vediamo se... oh, ok. Ora siete molto più facili. Maledetto. Dannatissimo patto dei campioni del cazzo. Ok. Ora tutto questo gioco ha molto più senso. Però sì, in effetti è un po'... no, no, niente, non sto dicendo niente. Stavo dicendo che è un po' più facilino in effetti con il patto dei campioni. Forse un po' troppo facilino. Vedremo. Vedremo. Non sono qui per dire Gianfranco a Luca e Luca a Gianfranco, quindi... vedremo in seguito. Che carino! Il piccolino! Ah, come si sente a morire così? Partisan più 6! Che cazzo è una partisan? Oh, ok, è una lancia. Boh. Che carena. Sembra un vero spartano. Yeah.
Osserva attentamente, punto da tiratore. Già. Lì. Oh, che carino. Dai, su, forza. Dai, Ciccio Franco. Ok. Se non fossi un inutile gigante senza... cazzo, non ti dico più niente. Gesù. Che cazzo, ma perché ve mettono sotto steroidi a voi? Ok, ok, ok. Non riesco a capire se sei un gigante senza testa o un robot. Non ho idea. Non ho idea. Quello. Comunque, siamo riusciti ad arrivare qui. Abbiamo ucciso, credo, che quello fosse un boss opzionale per prendere la maschera di Pharos. E adesso siamo... Oh, ora sono... che carini. Quanto siete carini. Questi mi ricordano fottutamente qualcosa, ma non riesco a ricollegare cosa. Oh! Oh! Primo! Karmade! Secondo Karmade, terzo Karmade. Va bene? Ok. Finché ti atterrai a queste poche regole, morirai. Dai. Ok. Mi sa che devo andarmene. Mi sa che me ne... Oh, cazzo, ho capito dove sono. Sono dove credo di essere. Forse sì, forse no, non lo so. So solo che andrò qui sopra. Butterò qui. Mi darò questo qui. Baffanculo. Oh, cazzo. Ho finito. Restus. Dio, dammi un falò. Dio, mi senti? Dio, puoi... Oh! Quindi... Capisco. Forse è il momento di usare questi! Forse? Osserva attentamente in breve fallo. Esamina. Usare cuneo della forgia? Perché no? Tieni, dolcezza. E ora è andato. Che mi dai? Anima di Nadalia, sposa della cenere. Mi ricorda Ice Cross Citadel, non so perché, o Naxxramas, una delle due. Quindi, questo qui, usare un altro cuneo. Allora, quella era Nadalia, questo è... Ha detto thank you! Oh, prego, sciocchina. Un'altra... Voglio leggere quest'anima. Anima di Nadalia. Eccola qui. Anima di Nadalia, sposa della cinere, che rinunciò alle carni e vagò per le terre, per la terra, torre nebbiosa. Quando Nadalia giunse in questa terra, il re che cercava non c'era più. Scoraggiata, rinunciò alla propria anima e si aggrappò alle vestigia del vecchio re. Questo è solo il frammento di un'anima e può essere riutilizzato e non può essere utilizzato in questo stato. Quindi devo prendere tutti gli altri frammenti dell'anima di Nadalia. Credo. Non ne sono certo. In realtà ho molti, molti dubbi. Qui ce n'è. E no. E no. E no. E cazzo. Oh. Ok. Tesoro, vieni qui. Oh merda. Ha già toppato. Ha già toppato tanto tanto. Ti prego, dimmi che uno se ne va. Ok, vai vai vai. Vai, su, forza. Oh no. L'ha salvata.
Non puoi prendermi così, coglione. Dai. Dai. E uno è andato. E uno. Già ce l'abbiamo fatta. Bene. Che cazzo stai facendo tu qui? Cretino. Ma sto da qua. Ma dove cazzo stavi andando? Dove... Ok, eviterò di chiedertelo. Non voglio sapere dove stavi andando. Va benissimo dovunque tu stessi cercando di andare. Ok? Ok. Sì, elmo del Minotauro. Dammi quest'elmo. Eccolo. Buono. Un elmo ornamentale commissionato dal vecchio re di ferro. Un ornamento di ferro rozzo convertito in un elmo pesante e scomodo. Indossandolo si prova la sensazione di essere soffocati dal ferro. Ok, siamo diventati un toro cavallo. O un minotauro, che dir si voglia. Quindi, dato che siamo diventati un toro cavallo, direi che è il momento buono per andare a disintegrare anche lei. Ciao Ceccia. Vai a insegnare agli angeli come si bruciano le borse di Witton. Brava cara. Bene, tecnicamente ora dovrei averle prese tutte qui. C'è un falò, l'ho visto. Fammi sedere a questo cazzo di falò. E andiamo a vedere che c'è dall'altra parte della nebbia. Eh? Oh, tolto che ovviamente come un'intelligente testa di cazzo ho fatto rivivere i giganti. Fa niente. Siamo arrivati alla nebbia. Lui non arriverà sicuramente prima che io entri. E quindi andiamo. E il fatto che lì ci sia un'enorme spada non mi piace neanche un po'. Salve. C'è qualcuno qui? Devi. Cavaliere della nebbia. Ok. Credo di averti visto in Berserk a te. Non vorrei sbagliarmi. Oh, ma hanno detto che non sei lento con quella, no. Con quell'altra sei enormemente veloce. Dia verità, te fai le pippe a sinistra, eh. Sì, si vede. Perché Cades è mancino. È un cazzo di pippaiolo mancino. Esistono. Esistono anche pippaioli mancini. So che sembra strano, ma è vero. Adesso nei commenti tutta la gente: ehi, che cazzo avresti da dire contro i pippaioli mancini? Ma ho beccato che vi fate le pippette a sinistra. Oh, sì. Non volevo dire niente. Aio. Scusa! Sbaglio o mi stai diventando infiammata? Eh? Spadina? Non stai diventando infiammata, vero? Ah, fammi indovinare, figlio di botte e poi quella cazzo di spada diventa forte, eh? Bene! Allora non ti devo dare possibilità di usarla, perché se no mi rompi il culo! Sto sprecando un botto di fiaschette e non dovrei. Lo so. Dovrei usare le gemme. Sì, in realtà dovrei... usare... Oh, che stai a fa? Che stai a... Oh, merda. Oh. Oh! Comprendo. Non so cos'era, non voglio saperlo e non voglio neanche essere colpito da quello. Stavo dicendo appunto che non voglio.
Oh! Sì, il telefono, so che vi stanno mandando dei messaggi. Merda. No, 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 no. Cazzo. Non essere avido. Non essere avido. No, ecco, sono stato avido. Sono stato avidissimo. Merda. No, no. Cazzo. No. Couple 10. Oh, wow. Bastava dargli una spadata del cazzo. Una cazzo di spadate avevo vinto. Oh. Oh. Oh, wait a second. Perché già sta usando questa? E voilà. Yes. Già, 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 già. Già. Gesù bambino. Io poi non ho capito perché la prima volta è partito a usare lo spadino, adesso si pompa la... Nah, subito lo spadone. Perché? Perché? Perché ha detto: oh, ehi, mi hai quasi ammazzato, vaffanculo, mi autobacco e vado subito con la spada ultra power, perché sì. Vaffanculo. Ok, e adesso perché invece ho usato la cazzo di spada quando mi ero preparata da... Perché? Perché sei un pezzo di merda? Tizio! No! 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 Cazzo! Il terzo colpo di merda! Dai. No. No. Oddio, ok. Dai. Su, forza. Dai. Dai. Oh, yeah, bitch. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ok, ok, ok. Anima di Natalia, anima del Cavaliere della Nebbia, 175.000 anime, bene! C'è... Non ti fermare. Ok? Con il vecchio re di ferro, ehi! Ciao Natalia! Antica corona e mano un fievole calore. Oh. Povera Ceccia, è rimasta qui accanto al re di ferro tutto questo tempo. Maledetta deficiente. Ciao! Comunque, allora, prima di terminare questo video e
tecnicamente terminare tutti gli altri video. Andiamo un po' a vedere che dice il Cavaliere della Nebbia. Anima il Cavaliere della Nebbia che sorveglia i sotterranei della Torre Nebbiosa. Reim era un illustre cavaliere che si innamorò della sposa della cenere, stabilendosi in queste terre di fumo e nebbia. La magnifica anima di questo cavaliere può essere usata per acquisire numerose anime o creare qualcosa di grande valore. E poi c'è l'anima di... Eccola qui. Sì. Tecnicamente che cazzo dovrei farci adesso io con queste? Non lo so, ma ho un'altra corona, quindi vediamo che diavolo dice. Ecco. Wow. Molto bella. Sì. Comunque, cosa dice la nostra piccola corona del Re di Ferro? Corona del vecchio Re di Ferro che un tempo governava queste terre. Il re affondò nel ferro fuso, incontrò colui il cui nome non deve essere mai pronunciato e divenne terra icorosa. Ha incontrato Voldemort? Ok. Ma si tratta di eventi avvenuti molto tempo fa e oggigiorno nessuno ricorda più il nome del re. Ok. Ed ecco qui perché si chiama il Re di Ferro. Perché nessuno ricorda come cazzo si chiama quel vecchio scorreggione schifoso. Ma noi andremo qui. Questo video sta durando un po' più del necessario, ma voglio andare a vedere che armi posso fare con queste anime. Sì, avete capito bene, lo so che molti di voi probabilmente lo avranno spammato su tutti i video. Non hai visto le anime, Roxen? Le anime! Le anime! Non so, andremo alla cella di Strayed e vedremo che anime possiamo fare con questa. Dopodiché andremo da quell'altra se non possiamo fare niente qui. Non ne ho idea, andiamo a vedere. E il 22, oggi è il 14, e il 22 dovrà uscire l'ultimo pezzo del DLC, ovvero il re, un'altra corona di un altro re. Comunque, sì, lo so, scambia. Quindi, demone della forgia, potete farmi la spada, ma ho già la spada, grazie. E non puoi, sì, grazie, non puoi farmi un cazzo, quindi sei inutile. Accesso alla cappella, andiamo. Attenzione, Strayed, sei inutile. Merda, mi ero scordato di voi. Cazzo. Wow, what the. Ok. Non lo so, non lo voglio. Oh, cazzo, dove sono le mie anime? Dove sono le mie anime? Dove sono le mie anime? Entra qui dentro perché... Non lo so il perché. Comunque, sì, ciao, scambia, veloce, svelta. Ok. Però no, fermo. Sì, ferma qui. Devo tornare all'ultimo falò. E quell'oggetto non c'era l'ultima volta, o sì? O c'era e me lo sono scordato. Non ne ho idea. Oh! Why? Ok, le mie anime sono lì. Ok, eccoci qui di nuovo con le mie bellissime anime. Quindi, scambia. Ok. Spada della Nebbia, una spada dritta forgiata dall'anima del Cavaliere della Nebbia infusa con l'oscurità di Nadalia. Il Cavaliere esiliato, Reim, possedeva la capacità di purificare la nebbia oscura, ma scelse di vivere insieme a essa in compagnia della figlia dell'oscurità che infestava la sua spada. Purificare la nebbia oscura... Ma mica mi servirà per caso la sua armatura per entrare lì dentro? Ah, arco del desiderio, Buono, un arco forgiato dall'anima di Nashandra, l'antico dell'abisso, rinacque nella morte, dividendosi in minuscoli frammenti e diffondendosi per il regno. Il più piccolo di questi pezzi, percependo la propria fragilità, cominciò a bramare ciò che non possedeva. Ok. Poi abbiamo lancia di Yorg. Dopo la sconfitta del re sommerso, Sir Yorg trafisse Sin, il drago dormiente, con questa lancia per reclamare il sangue. Ma Sin si svegliò immediatamente, soffiando la nebbia velenosa che avvolge la città in una... avvolse la città in una morsa letale. Sir Yorg scomparve nel santuario eterno. Poi c'è l'ascia dell'ira, forgiata dall'anima di Elana, la figlia dell'oscurità.
Quando l'abisso si è dissipato, gli esseri che vi abitavano si sono infranti e sparsi per tutto il regno. Col tempo, questi pezzi hanno preso forma, ispirandosi alla vera natura dell'umanità. Bueno, poi, Falce, anima di Anshandra. L'antico dell'abisso rinacque nella morte, dividendosi in minuscoli frammenti e diffondendosi per il regno. I pezzi iniziarono poi a riunirsi, prendendo forma umana. Ok. E infine la campana del desiderio con l'anima di Anshandra. E date le sue dimensioni, il più piccolo di questi pezzi fu il primo a recuperare la propria forma. Quindi Anshandra è la più piccola. Ah, e poi c'è lo spadone. Spadone pesante forgiato dall'anima del Cavaliere della Nebbia. Il cavaliere esiliato Reim possedeva la capacità di purificare bla bla bla. Ok, allora sono indeciso fra questa e questa. E credo che mi farò lo spadone pesante di Reim. Ok. Sì. Dopodiché voglio controllare una cosa. Fiamma della farfalla, grazie. Perché vi ricordo di aver letto che serviva un'armatura specifica per poter entrare lì dentro. Quindi, dato che Reim poteva purificare la nebbia oscura, voglio andare a vedere se quel pezzo di merda dove diavolo sto andando, l'armaiolo avesse l'armatura di Reim. Perché se aveva l'armatura di Reim, potrei poter entrare lì dentro. A meno che non è una cosa da New Game Plus, in questo caso vaffanculo From. Ok. Tipo questa armatura che la versione, diciamo, originale senza la cosa dell'invisibilità si può trovare in New Game Plus. Vabbè. Ah, già, sì, te sei... Sì. Ah, questa. Cos'hai? Non hai niente. Non è nessuna armatura di Reim, vero? Maledetto bastardo. No. Non è l'armatura di Reim. Quindi... Non ho la più pallida idea di come si entri lì dentro. Però voglio comprarmi tutta la roba di Velstad perché mi piaceva da morire. Ehi, se devo essere un sovrano mi metto il vestito da sovrano, ovviamente. Oh oh oh, hello bambini, è arrivato Babbo Rexen. Oh, e fammi a proposito, io l'ho creata e neanche l'ho provata, che deficiente. Non posso utilizzarla con... Ah, perché serve 30. Ok. E boom. Oh, wow. Ma non posso utilizzarla. Mi fa molto piacere. Oh, quindi se cambio... ci avevo pensato perché lui la utilizzava con la sinistra. Ho detto, fammi un po' vedere. E infatti cambia l'attacco. Ok. Ah no, non cambia l'attacco. Semplicemente, no, niente. Demenza mia personale. Non cambia un cazzo. No, sorry. Però potrei fare non posso. Bene, io però voglio arrivare almeno a 30 vitalità. Quindi aumenterò la vitalità un altro po'. Andrò a riempirmi un'altra volta di pietre. E ci vediamo al prossimo video gameplay. Sapete che ho il boss Rex21. Se mi sono scordato boss, qualsiasi cosa, ditemelo, perché li andrò a finire una volta che lo avrò letto nei vostri commenti. Cosa dovrei fare per andare comunque a fare quei boss. Quindi, ci vediamo al prossimo video gameplay. Sapete che ho il boss Rex21. Ciao a tutti, bro. Oh, Perry. Yeah.